Bird machine. Check. Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi facciamo un nuovo video e effettivamente dai colori scelti sembrerebbe un Christmas makeup, ma non è così, anche se effettivamente potrebbe essere tranquillamente adattato per un look natalizio. Ma questo è 50 sfumature di oro. Perché 50 sfumature di oro? Perché dal sondaggio fatto sul mio canale e sul canale di Iris Cerbiatta Makeup, che vi lascio chiaramente qui sopra, qui sotto nell'info box, insomma un po' dappertutto, abbiamo contato i voti e come al solito scegliete chiaramente sempre voi, perché voi avete sempre l'ultima parola e avete scelto l'oro. Questa è la mia proposta. Quindi ho giocato con l'oro, con il bronzo, con il rame, una puntina tanto per di nero, tanto per dare un effetto di profondità al mio sguardo, e poi ho dato due opzioni colore per quanto riguarda il rossetto. Una nude, quindi un nude semplicissimo, ma vedrete l'applicazione all'interno del tutorial, e quest'altro invece della Freedom, questo rosso. Questo in particolar modo si chiama Pro Lipstick Vamp Noir, quindi questo rosso un po' vampiresco, se così vogliamo, che sembra un rosso sangue in un certo senso, no? Credo che ci si addica abbastanza bene con il look creato, perché non mandava sinceramente di fare solo oro. Quindi ho creato varie sfumature, appunto 50 sfumature, collaborazione con la bellissima Iris del canale, appunto Cerbiatta Makeup, che vi lascio qui sopra, qui sotto, a destra, a sinistra, a manca. Io chiaramente mando un bacio a Iris, mando un bacio a voi, spero che il look vi piaccia. Se così fosse, come al solito, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E niente ragazzi, vi lascio i link dei miei social qui sotto nell'info box, aprite l'info box, e vi lascio il link qui sotto per seguirmi su Facebook, Instagram e Google più, mi raccomando fatelo. E niente, vi lascio al tutorial, spero che il look vi piaccia, mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento, e ovviamente votate qui sopra nel pallino della i di informazione il colore che vorreste vedere nel prossimo tutorial, perché come al solito siete sempre voi che decidete. Quindi io vi mando un grande bacio e come al mio solito, bisous mon coeur. Vi lascio questa base viso nella i di informazione. E dalla palette della V7 vado a prendere il solito beigeolino per uniformare tutta la mia palpebra mobile e fissa. Dalla palette Freedom Pro Arctic Spud Extreme Vice prelevo il colore indicato e lo applico nell'angolo esterno del mio occhio, creando una V e poi sfumando. Sempre Freedom, vado a prelevare quest'altro colore e lo applico subito dopo il colore precedente. Solita palette Freedom, vado a prelevare questo stupendo color oro e lo applico al centro della palpebra mobile tendente verso l'angolo interno, ma non ci arrivo. Poi prendo il matitone oro della Kiko che vado ad applicare appunto nell'angolo interno. Sopra di esso vado a picchiettare questo bellissimo color oro della Kiko. Riprendo la Freedom e vado a prelevare il colore indicato e vado ad intensificare l'angolo esterno del mio occhio.
colore sempre dalla palette della Freedom e lo vado ad applicare nella lima esterna inferiore del mio occhio, per poi andare a prendere questo nero matte e andare a creare un punto leggermente più scuro sempre nella piega esterna del mio occhio che poi andrò a sfumare. La stessa puntina di nero la vado ad applicare nella lima esterna del mio occhio inferiore. Riprendo lo stesso nero matte di prima e vado a scurire l'attaccatura delle mie ciglia. Poi prendo questo color panna e vado ad applicarlo sotto l'arcata sopraccigliare. Momento di piegare le ciglia ed applicare il 360 gradi di Yves Rocher. Per le labbra decido di utilizzare due opzioni colore. La prima è questo nude, che chiedo scusa ma non ricordo la marca, comunque un rossetto proprio puro, un semplicissimo nude. Per chi volesse rimanere più sobrio, più soft, credo che sia una buona opzione. E poi questo bellissimo Vamp Noir Lipstick della Freedom in questo bellissimo colore rosso sangue, diciamo così. Spero che la mia proposta per questo 50 sfumature di oro vi possa piacere, che vi piacciono le due alternative labbra, fatemi sapere e come al mio solito, bisous mon cœur.